Concludiamo insieme una nuova icona. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Bentornati al corso di iconografia. So che in tanti aspettate questo corso e sono lieta di proseguirlo. Ancora ci saranno tantissime lezioni, state sereni. Vi chiedo solo una cosa: i contenuti seri condivideteli, fateli girare per il web, fate in modo che anche YouTube si abitui a recepire contenuti seri. E in questo mi potete aiutare solo voi. Come? Con un pollice in su e una condivisione di questo video. Cliccate su condividi e condividetelo sulle vostre pagine Facebook. Io vi ringrazio tantissimo, ma di questo vi ringrazierà non solo Arte per te e io, ma vi ringrazierà soprattutto la diffusione di una cultura talmente bella come quella dell'iconografia russa e bizantina. Naturalmente fatelo solo se pensate che io me lo meriti. Di cosa parleremo oggi? Torniamo a noi. Oggi parleremo dei ripensamenti e delle rivisitazioni di vecchie icone. Vi ricordate l'Arcangelo Gabriele? Finalmente, dopo 12 anni, è stato terminato, è stato finito. L'ha cominciato Gabriele in Accademia, quando io ero la sua docente di iconografia, e oggi l'ho finito io insieme a voi. Fate parte della nostra storia, ragazzi, fate parte della nostra vita. Crescete con noi. Ho dovuto affrontare questa immissione pittorica in maniera contraria a come avrei fatto di solito, avendo già un substrato dipinto. Di solito vi ho sempre detto di andare dallo scuro al chiaro. Oggi vedrete che nell'immissione del colore sono dovuta andare dal chiaro allo scuro. Perché? Perché già c'era un fondo scuro sotto e quindi ho dovuto annullare quello per ricreare i tratti di oscurità sulle vesti dell'arcangelo. Faremo insieme vesti, mani, iscrizioni e faremo tutti insieme perché sono passaggi che conoscete in qualche maniera. Voglio soltanto farvi vedere questa immissione del colore alla rovescia e soprattutto voglio farvi vedere una velatura che darò alla fine per dare una sensazione di antico a tutto l'arcangelo, perché quell'arcangelo nel prototipo originale è molto usurato. Non volendomene distaccare in maniera esagerata, ho voluto immettere così un tocco di vetusto all'interno della tavoletta. Ma basta parlare. Spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a concludere il nostro Arcangelo Gabriele. Ed eccoci pronti a un nuovo appuntamento con l'icona. Insieme abbiamo ripreso il volto e le ali e adesso dobbiamo finire le vesti. Finalmente, con prototipo dinanzi, piano piano finisco tutta l'opera pittorica. Questo è un arcangelo molto particolare perché non ha neanche un assist di doratura, mentre prossimamente vi farò vedere anche la doratura a conchiglia. Intanto vi faccio vedere come fare gli assist scuro su scuro su un'icona che già sta presentando dei segni di esfoliazione dati dal tempo. Quindi adesso io carteggio tutte le parti che voglio eliminare, dopodiché procedo con il rimpinguare la pittura. Con un pennello piccolo e la mistura per la tempera, quindi uovo e aceto, vado a reingrassare le parti che mi sembrano un po' sofferenti. Ci sono delle parti che con gli anni, col tempo, specie se non protetti dall'olifa, perdono il loro grasso, no? Il loro film grasso, e seccano. Le icone sono delle opere vive, dovrete sempre attenzionarle, passare dell'olio sopra, dell'olifa, oppure rivedere se hanno bisogno ancora un po' di materia, di tempera. Insomma, non sono mai come dei quadri finiti, hanno bisogno di una manutenzione nel tempo che può essere più o meno presente a seconda della bontà più o meno elevata della fattura dell'icona. Ora, il fatto che voi la vediate tutta così opaca non importa, guardate questa come punto di riferimento, che è la parte resa luminosa dalla tempera. La tempera asciugandosi diventa opaca, ma per tirarla fuori di nuovo poi bisogna passare l'olifa, quindi vi lascio sulla I, dove c'è la I col pallino, la lezione in cui vi ho fatto vedere la stesura dell'olifa. Reidrato e nutro il colore.
Ora devo aspettare che il tutto si asciughi perché la tempera va lavorata asciutta, se no asporto le parti umide, cioè o si lavora tutta da bagnata velocemente, oppure quando si dà un film così di bagnato non posso ribagnare, non posso ripassare subito sulla parte bagnata perché se no strapperei via la pittura. Ed è l'ultima cosa che vogliamo. Ok, fissato tutto, aspettiamo che si asciughi. Nel frattempo preparo la tavolozza. Opacizzata la zona, cominciamo a dipingere. Quando ci sono degli orefizi, delle lacune, andatele a rimpinguare senza strisciare il pennello, riempitele a goccia. Questo farà sì che non si crei un gradino tra la pittura precedente e quella che immettete successivamente. Normalmente, come vi ho insegnato nelle icone precedenti, io sarei andata dall'oscuro verso il chiaro. In questo caso, essendo le vesti già precedentemente scritte, non posso andare dall'oscuro verso il chiaro perché già del chiaro insisteva sulla tavoletta, quindi avrei fatto un pastrocchio. Cosa sto facendo quindi? Omologo tutto il chiaro presente anche prima, quindi do un tono unitario al mio film pittorico. Dopodiché, solamente adesso, dopo l'asciugatura di questo panneggio, andrò ad immettere le ombre. Quindi si fa quando un'icona è lasciata a metà, incompleta, quando dovete prendere magari in consegna qualcosa cominciato da qualcun altro o semplicemente sbagliate e quindi dovete rivedere la vostra icona dopo qualche anno e volete riprenderla per renderla, non dico migliore, ma più attinente al vostro livello di adesso, fate così, quindi non ricominciate dal nero perché sennò dovrete rifare tutto il lavoro ex novo. E noi non vogliamo questo. Lasciamo asciugare perfettamente. Con il colore nero faccio le ombre. Faccio il bordo netto, bagno leggermente il pennello e tiro in basso il resto. Non è una sfumatura, è una sorta di degradare del colore. Voi direte lo stesso? No, perché alla fine si blocca così, netto. Non sfuma, è solamente un degradare che poi viene comunque bloccato in maniera netta. Facciamo asciugare. Ora faccio una miscellanea del colore di fondo e del nero e vado a riempire. Ora, la pittura delle vesti degli angeli è una pittura tutta fatta di raggi geometrici che si intersecano tra di loro, quindi dovrò fare un po' di pittura così, tipo di sbiego, e poi continuare a segnare e scendere in direzioni differenti per creare i tagli delle luci, che dovranno essere sempre netti. Ma faccio prima a farvelo vedere che a spiegarvelo. Dati i neri, rischiariamo piano piano col bianco, il bianco che ovviamente sporcherò col verde. Vedete, nell'incertezza del buio gli assist bianchi regalano gli spazi, non regalano le dimensioni. Ora io li sto facendo così in maniera del tutto indicativa, cioè sto passando il segno, ma poi li assottiglierò e li ripasserò a seconda delle mie esigenze. Tipo qui vi faccio vedere cosa abbiamo fatto finora. Voilà. Visto? Adesso andiamo sempre di assist.
Dopo aver riproposto tutte le proporzioni, tutti gli scuri e tutti i chiari, adesso andiamo ad intensificare questi colori aggiungendo ancora un po' di scuro e ancora un po' di chiaro lì dove è necessario ed ombreggiando il tutto anche con del terra di siena naturale dato dall'antichizzazione del prototipo, senza il quale però l'icona risulterebbe assai diversa dall'originale. Io quando riproduco le icone faccio in modo che portino su di loro anche la vetustà del prototipo originale, ma questa è una scelta del tutto personale, è un po' la mia impronta sull'icona. Ci sono scuole di pensiero che invece le riproducono da prototipo totalmente ex novo come fossero altre. Siccome le mie sono riproduzioni di un qualcosa, preferisco che abbiano anche le tonalità di quel qualcosa che vado a riprodurre. Vi lascio liberi in questo, potreste o andare a caricare gli assist in maniera netta e perfetta oppure restare fedeli all'originale. Naturalmente questa patina la darò alla fine, prima dovrò rifare anche la parte rossa della casacca e la mano, le mani e la lancia pure. Fin qui abbiamo usato pennelli di poco conto perché abbiamo fatto delle campiture larghe. Adesso vi consiglio sempre un pennello ad impugnatura, vi consiglio di usare dei pennelli buoni e soprattutto con un'impugnatura che vi renda ben preciso il passaggio. Io per esempio sto usando questo della Tintoretto, sì, me l'ha inviato l'azienda, ma non ve lo sto dicendo per questo, ve lo dico perché ha questa impugnatura ergonomica che permette perfettamente di controbilanciare il peso della mano e quindi passare delle strisce nette e precisissime. Ce ne saranno vari in commercio, questo io l'ho provato e posso dirvi che è ottimo, è il numero 20 Tintoretto di Marto Racolinski, quindi è molto pregiato. Definiamo bene gli spazi della casacca, io vado direttamente col pennellino sottile così da andarci una volta sola e basta. Prepariamo un po' di incarnato, ocra rosso e una punta di nero, una punta infinitesimale di bianco questa volta, perché è una seconda stesura, se fosse stata una prima stesura sarei andata direttamente senza bianco, ma nella seconda stesura devo contrastare quello che c'è sotto da 9 anni. Bene. No, 9 anni no, però preparo la tempera e ridefinisco le mani. Una punta di nero e creo l'ombreggiatura sulla parte superiore che trascino fino in basso. Questa devo impostarla col nero perché ha le dita piegate, quindi devo vedere dove mettere cosa. E adesso metto questa velatura terra di siena bruciata che simuli un po' un'antichizzazione. Ultimo passaggio, i bordi. Preparo abbondante colore con rosso e terra di siena e ripasso su tutti i bordi a santificare. E quindi anche i margini che voi non vedrete, ma che io sto rifacendo tutti, i margini laterali. Bene, a questo punto io finisco di colorare tutto il bordo, dopodiché vi lascio alle foto del lavoro completo. Credo che vedrete la foto con qualche particolareggiatura qua sui bottoni per renderli maggiormente evidenti. Ci vediamo dopo. Spero che alla fine di questo lunghissimo viaggio il risultato
risultato vi sia piaciuto. Finalmente l'icona ha avuto una degna collocazione, è riposta in mezzo alla mia collezione di icone e racconta appunto un po' la storia anche della nostra famiglia, la storia del nostro amore, perché appunto quando l'ha cominciata io e Gabriele neanche ci filavamo di pezza, come dicono quelli colti, e poi alla fine l'abbiamo conclusa all'interno del nostro matrimonio. Quindi fate parte anche di tutto questo, che per voi magari non significherà nulla, anche se credo che per alcuni di voi qualcosa significherà, ma che per noi invece è una grande cosa. Vedete ragazzi, contenuti cristiani, contenuti certe volte pagani su Arte per Te, contenuti comunque sempre creativi ed artistici. Questo non è un video dedicato ai cristiani, come quelli che ho fatto per Halloween non è un video dedicato ai pagani, sono degli spunti di creatività e di cultura, anche cultura più spicciola per quanto concerne la creatività manuale, però che servono solamente per trarre delle idee che poi possono essere applicate su altro. Prendeteli così i video di Arte per Te, questo non è né un luogo di teologia né un luogo ludico e basta, è un piccolo posto dove si miete la cultura a vari livelli, perché Arte per Te deve essere arte per tutti. Per quelli che già hanno un substrato culturale pesante a cui vogliono aggiungere qualcos'altro, e per quelli che si stanno approcciando al mondo della creatività e dell'arte e che quindi devono arrivare dai momenti più semplici a momenti più aulici, diciamo così. Bene, se questo video vi è piaciuto, regalatemi un pollice in su, una condivisione e soprattutto venitemi a cercare su Instagram, dove troverete anche le foto della mia nuova, di questa bellissima icona, e soprattutto sulla pagina Facebook di Arte per Te, il cui link lo leggo qua sotto nel box informazioni. Vi aspetto anche su Ombretta, su Due Cuori Una Cappa e basta. Vi lascio liberi alla vostra giornata. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, alla prossima volta, ciao!